Le immagini che vanno in onda alle sue spalle, vi dicevo della Volvo e del Fiat OM, in realtà inquadrano con due fotogrammi diversi la macchina e il veicolo e sono distrutti sulla parte anteriore destra. Quindi non è vero che è stato uno scontro frontale, è stato in realtà uno scontro in diagonale. Cioè, in sostanza, io ho le mani impegnate col microfono. Simuliamo che questa è la macchina di Rino Gaetano e questo è il camion. Se ci fosse stato uno scontro frontale, come logico che sia, i due veicoli rimanevano distrutti, chiaramente, chiamiamoli, sul muso anteriore entrambi, perché perciò si parla di scontro frontale. In realtà, avendo tutti e due i veicoli riportati danni gravissimi nella parte destra e praticamente rimasti intatti nell'altra parte della carrozzeria, lo scontro frontale è stato diagonale, nel senso che la parte destra del camion posizionato in diagonale veniva a scontrarsi con la macchina di Rino Gaetano posizionata in maniera diagonale. Voi direte che questo è un particolare da poco? Assolutamente no. Innanzitutto perché lo scontro frontale presupponeva una ricostruzione superficiale del sinistro stradale, laddove uno scontro diagonale presuppone tutta una serie di ipotesi che contrastano con quello che si è detto un malore di Rino Gaetano. Perché se la macchina di Rino Gaetano invadeva, come si è detto, la corsia opposta, è stranissimo che il conducente del camion non aveva, come poi ha detto, il tempo di frenare, perché il camionista disse che vide Rino Gaetano, addirittura vide che Rino Gaetano aprì gli occhi, lo segnalò con i fari, addirittura azionò il clacson, ma non fece l'operazione più elementare e più logica che si poteva fare, che qual è? Era quella di frenare. Infatti non fu riscontrato in alcuna maniera alcun segno di frenatura sull'asfalto. Non solo, oltre a dire falsamente che ci fu uno scontro frontale, nessuno mai ha detto, io invece ho raccolto delle testimonianze di persone che abitavano in loco, che venne distrutto praticamente un albero di platano che era posizionato a bordo strada. Quindi la dinamica vide uno dei due veicoli, addirittura tutti i due veicoli in sostanza, ad andare a impattare fortissimamente contro un albero a lato strada e i due veicoli venissi a scontrare sul lato destro e non frontalmente. Detto questo, dopo che è scomparso il nome e cognome del giornalista durante la stesura del libro, sapete che sorte ha avuto quel servizio del TG2 che circolava liberamente sulla rete internet da vari anni, insomma da quando è nato internet? Ebbene, quel servizio del TG2, dopo che io nelle varie presentazioni ho evidenziato la falsa ricostruzione del sinistro, ma è chiaro, non mi approfondisco perché rischierei di essere noioso se scendo nei particolari tecnici, quel servizio del TG2 è scomparso letteralmente. Cioè, se prima, quando è uscito il libro, quel servizio era liberamente fruibile e circolabile sul servizio e sulla rete internet, dopo che ho evidenziato questo, è scomparso misteriosamente sulla rete internet con una pure dicitura ridicola: violazione del copyright. Voi sapete benissimo che la RAI è un servizio pubblico, noi paghiamo il canone, quindi un servizio del TG2, di un telegiornale pubblico, non ha diritti di copyright, ma qui non si tratta di notizie frutto della ricerca particolare di qualche giornalista e di qualche caso particolare, la parliamo di un cantante assai noto, di un personaggio pubblico, quindi non vi è nulla di copyright, è un dovere quello di informare. Ebbene, è scomparso pure il servizio sull'incidente stradale di Rino Gaetano del 2 giugno del 1981, che io ho sempre fortemente criticato e nel quale materialmente vi è una visione falsa della dinamica dell'incidente. Non solo.